siamo a Polignano a Mare per seguire l'edizione 2013 del festival Il Libro Possibile. Girovagando tra le vie di Polignano abbiamo incontrato Maria Cuffaro, che stasera presenta il suo libro Kajal a Polignano a Mare per il Festival del Libro Possibile. È una grande emozione incontrarla, perché lei ci piace tanto. E che bello, cioè, che dire, insomma, è bello sapere di piacere, no? E questo libro che cosa racconta, di cosa parla? Noi siamo abituati a vederla in televisione, quindi adesso la incontriamo anche nella carta, tra le pagine. È un libro che racconta il dietro le quinte della vita quotidiana di un inviato di guerra, cosa che ho fatto per tanti anni e che mi ha insegnato moltissimo, tutto quello che poi non riesci a mettere in un servizio, perché in un servizio metti le notizie, metti quello che è essenziale, ma tutto il resto, diciamo, che come dormi, quali sono i tuoi pensieri, le tue paure, non riesci a metterle, non riesci neanche a mettere tutte le cose che le persone ti trasmettono, perché poi alla fine, quando uno va in questi posti, incontra le persone nei momenti più drammatici della loro vita, subito dopo che è scoppiata una bomba, durante una battaglia, e ti danno tutte un qualcosa, e da loro ho imparato cos'è il coraggio. Il protagonista si chiama Vittore, fa l'autista del pullman che porta gli giocatori di slot da Milano a Campione, ha un incidente, perde il posto, prima dell'incidente riconosce una puttana che è salita all'ultimo momento come sua vecchia compagna d'infanzia, e quindi la insegue questa persona che è sempre presente nel libro, che è morta, la insegue fino in Umbria e poi scende giù in Puglia. In Puglia sceglie Messapica, dove risolve un delitto che lo accompagna da quando era piccolo, e si ferma, forse si ferma, non si sa. Il libro è pieno di storie di un minuto, sono dei tweet assassini, omicidiari, no? In ogni racconto c'è un omicidio in realtà, però si gioca, si scherza, è molto ironico, ma non solo, ti fa anche pensare, perché poi alla fine, come dire, con uno sguardo sociologico, quindi mi guardo attorno, vedo la realtà e cerco di raccontarla attraverso questo medium, questa lente di ingrandimento che è l'omicidio, ma in realtà posso appunto parlarvi di precariato, di antipolitica, dell'Ilva di Taranto, di tante cose, del mezzogiorno, del mancato sviluppo, attraverso un raccontino che ha, come dire, l'evento finale è la morte, però in realtà parla di questioni anche sociali. Ora che non vi è più nulla di tutto ciò, mi trovo al secondo piano cielo, guardo attraverso la finestra le rovine del castello di mio padre e penso. Non penso al suo segno, ma al mio. Penso al tirocinio nell'ufficio commerciale estero di impresa di farmacia, alla mia prima azienda e poi alla seconda. Guardo la riviera che sprofonda nel buio, guardo tutte quelle finestre illuminate pensando a quante persone ogni sera ingeriscono aspirini o analgesici, prendono gocce per il naso o citostatici senza sapere che il 13% di tutto ciò che bevono con l'acqua si enitano e aspirano con naso viene importato in Croazia da una donna che come un fantasma sta in cima a una scala battuta. Mi viene in mente il master plan che dovrei presentare domani alla banca, ma di cui non ricordo una sola parola.